on the man, get the cash when I can. Got a pint for the low in the bag, and I'm saying some dope. I shout it. Saluto ragazzi, benvenuti in questo video. In questo video vi racconterò uno story time che è accaduto nel 2020. Niente, lasciate like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e continuiamo. Come già detto, questo story time è accaduto nel 2020. E cosa è successo nel 2020? Allora, 2020 era un anno abbastanza noioso e che non c'era niente da fare perché c'era il Covid e al tempo c'avevo 16 anni, quindi l'anno scorso, vabbè, 2 anni fa. Dato che il Covid stava sparendo qua a Malta, cosa abbiamo fatto? I miei amici siamo andati in questa discoteca dove c'erano tutti i ragazzi che avevano meno di 18 anni. E la serata era tutta fantastica, a parte che non ci avevano fatto entrare quasi perché non avevamo gli ID card e non avevamo i soldi per entrare, però poi siamo riusciti ad entrare dato che avevamo delle conoscenze lì, quindi GG per noi. Siamo entrati dentro, stava andando tutto bene, c'erano dei nostri amici, abbiamo iniziato a ballare così a bere un po'. E quando io sto ballando con delle mie amiche, vedo che questo ragazzo mi ha iniziato a spingere, così a caso, cioè in una maniera in cui non te ne accorgi. Nel senso, lui stava ballando e mentre stava ballando mi spingeva in una maniera che io iniziassi una rissa. Cosa è successo? Gli ho detto di smetterla, per favore. Questo ragazzo non voleva e praticamente si è incazzato, quindi cosa ha fatto? I suoi amici gli hanno dato tipo una bottiglia proprio di vodka, e questi amici erano seduti e ad un certo punto è andato lì, ha preso sta bottiglia e niente, me la voleva dare in testa. Ma alla fine cosa è successo? Dato che loro erano tipo in sette, erano tutti giganti, cioè erano alti 1,90 m, raga, quindi tutti quanti, non so come cazzo siano così alti, sono dettagli, e stavano cercando di fare a botte con me. Quindi io cosa ho fatto? Praticamente ho cercato di evitare tutti i guai e praticamente ho detto che volevo solamente continuare la serata senza nessun problema. Allora questo ragazzo alla fine ha smesso perché ha capito che io non volevo problemi e avevo capito forse che si stavano comportando come delle fighette. Quindi questo ragazzo praticamente ha continuato con la sua serata. E cosa è successo? Che poi, andando avanti, quando la serata ormai era già finita, avevamo finito tutti quanti e stavamo tutti uscendo, tutti ubriachi tra l'altro, ma io non avevo bevuto tanto, quindi stavo a posto. Siamo usciti dalla discoteca e vediamo che questo ragazzo stava facendo a botte con qualcun altro mentre stavamo uscendo. Quindi cosa è successo? Che questo ragazzo, tipo, con cui stavano facendo botto, poi è scappato e lui è stato bandito dal locale e praticamente lui da quella volta non è più potuto entrare dentro quel locale e dopo quello non l'abbiamo mai visto perché comunque siamo andati un botto di volte in quel locale e non mi è accaduto mai una cosa del genere. Quindi se vi è piaciuto il video, ragazzi, lasciate like, condividete il video e niente, magari fatemi sapere cosa volete vedere nel prossimo video? E comunque vi ringrazio soprattutto dei 38.000 iscritti, siamo quasi vicini, quindi veramente vi ringrazio a tutti quanti. Niente, vi lascio ragazzuoli, noi ci vediamo nel prossimo video. Bella raga.